anche un cartellino giallo dell'arbitro Marsella, estratto nei confronti di Andrea Riva. Glielo aveva un po' promesso questo giallo, perché in precedenza Riva era stato richiamato verbalmente dal direttore di gara. Adesso spedisce il pallone fuori malamente il Sobat. Vediamo arrivare di gran carriera Archetti per la rimessa in gioco. Asciuga il pallone con la programmaglia Archetti, riceve ancora da Riva, sbaglia a sua volta il passaggio Archetti. Garnica stavolta serve bene il proprio compagno di squadra Guarino, che perde però il pallone, e allora la Montagnola si riporta in avanti. Carmosini per l'ingresso in area di rigore, grande uscita questa da parte di Silla, che evita il 2-0. Si era incuneato bene Ferretti, che adesso va a complimentarsi addirittura con il portiere avversario. Effettivamente merita solo applausi per questa uscita del portiere Silla, un'uscita coraggiosa e tempestiva sui piedi di Ferretti, che era stato praticamente lanciato a rete da Carmosini. Adesso si impegna per cercare di mantenere il pallone in campo lo stesso Ferretti, ma non vi riesce. Dunque rimessa laterale in favore del Sobat all'altezza della tre quarti. Interviene nuovamente Ferretti, lamentano una scorrettezza ai danni dei propri giocatori, quelli del Sobat, che adesso però riconquista un buon pallone. Non si intende Picciucchi con ha finito, poi Riva ricomincia da dietro e sentirete probabilmente in sottofondo le grida di Capitan Cirilli, che chiede ai propri compagni di giocare con calma, di dare respiro all'azione, dunque di non forzare le giocate in questa fase della partita, anche perché il Sobat sta cercando di pressare la Montagnola. Effettivamente ci sembra che la squadra di Roberto Centamore stia adesso abbozzando una prima vera reazione, quantomeno sul piano dell'intensità. L'intervento adesso di Pasca, che rilancia il pallone un po' alla cieca, palla recuperata da Cecconi, poi Cirilli indirizza il pallone sulla sinistra per la corsa di Ferretti, corpo a corpo con Guarino, poi l'intervento in scivolata da parte di Zulli, che concede solo la rimessa laterale alla Montagnola. Vediamo Carmosini, spalle alla porta, viene affrontato irregolarmente da Brunini, calcio di punizione assegnato dal signor Marsella alla Montagnola, e qui siamo a circa 22-23 metri dalla porta di Silla, che va a dare disposizioni ai propri compagni, e Alessandro Fiori giustamente dice: questa è la mia zolla, perché sempre da lì sei solito tirare da lì, e peraltro su questo campo, Alessandro, hai tirato parecchie volte verso la porta, e anche avuto, diciamo, non troppa fortuna, perché hai colpito un paio di traverse, se non vado errato. Vediamo però l'esecuzione della Montagnola, è uno schema, ha capito tutto Guarino, però dunque si interrompe questa iniziativa della Montagnola, che poteva sfruttare meglio questo calcio di punizione. Intervento ancora di Ferretti, non c'è grande precisione in questa fase. Attenzione però allo scatto di Carmosini, posizione defilata, prova a superare Di Pasca, che addirittura si oppone con il volto. Ci sarà calcio d'angolo in favore della Montagnola, ma l'arbitro Marsella ha chiesto a Carmosini di ritardare la battuta per verificare le condizioni del difensore del Sobat, che però va a prendere regolarmente il proprio posto al centro dell'area di rigore. La battuta di Carmosini, l'uscita di Silla, che blocca ancora il pallone all'interno dell'area di porta, percorre subito i 16 metri della propria area e consente al Sobat di portarsi in avanti. Adesso l'intervento di Nemesio, che precede con la punta del piede destro il numero 8
il numero 9 Picciucchi, poi recupera un buon pallone il Sobat con Pettine, azione che si sviluppa sul settore di sinistra, un cross, ruba il tempo a Colonna, questa volta il numero 10 Petrassi, poi vediamo un pallone che il Sobat mette in fallo laterale, fermato proprio sotto la nostra postazione Francesco Riva. Vediamo ancora Riva che torna sul sinistro, perde qualche metro ma vede l'inserimento di Cecconi, poi l'azione che prosegue, Carmosini, contrasto con Zulli, riesce a vincerlo Carmosini, due avversari su di lui, perde palla, non c'è contatto, non c'è nulla, secondo l'arbitro Marsella, recupera palla Nemesio, anche in questo caso non fischia l'arbitro, con un po' di ritardo arriva il fischio del direttore di gara che ha visto alla fine un tocco sulla caviglia destra di Nemesio. Nemesio si è anche lasciato andare ad una protesta abbastanza evidente, abbastanza plateale, ha chiuso un occhio qui il signor Marsella, Alessandro Fiori. Sì, ne ha chiusi due. Comunque segnalo al presidentissimo, sempre in piedi della Montagnola, molto teso, insomma. Eh sì, Bastesin come sempre vive le partite con particolare partecipazione. Bastesin che ha perso suo malgrado una finale quest'anno ai calci di rigore, una finale thrilling potremmo definirla così con il Maccabi. Pensate un po', la Montagnola ha subito il gol del pareggio al quinto, anzi al sesto minuto di recupero. Adesso vediamo la battuta però di Benassi alta sulla traversa. Dicevamo che la Montagnola ha perso la finale di Coppa MIV con il Maccabi dopo aver subito il gol del pareggio dell'1-1 appunto all'86esimo, al sesto minuto di recupero, un gol trovato da Bondi proprio al photo finish. La Montagnola ha poi perso nella lotteria dei tiri dal dischetto, sprecando anche il match point, praticamente aveva la palla per chiudere i giochi, l'ha fallita e poi ad oltranza il Maccabi è riuscito a rimorsi. Adesso uno scambio tra Andrea Riva e tra Francesco Riva e Andrea Riva, fa buona guardia Di Pasca che protegge il pallone finché appunto lo stesso termini oltre la linea di fondo. Abbiamo raggiunto il 32esimo minuto qui al Centro Sportivo Atletico 2000, 1-0 per la Montagnola. Ricordiamo la rete al 19esimo firmata da Benassi, che ha sfruttato un errore in fase di impostazione da parte del Sobat, un errore di Capitan Garni. La rimessa in gioco del portiere Silla, colpo di testa di Petrassi, poi Riva non riesce ad evitare il fallo laterale, pallone che viene letteralmente gettato alle ortiche in questo caso. E adesso vediamo che si rende necessario l'ingresso sul terreno di gioco di un secondo pallone, secondo cambio anche nel Sobat. Vediamo quale sarà il giocatore richiamato in panchina da Centamore. Esce il numero 9 Picciucchi al suo posto con la maglia numero 21. Vediamo entrare sul terreno di gioco Nale, dunque Nale per Picciucchi, secondo cambio nelle file del Sobat dopo quello forzato con Guarino che dopo una decina di minuti circa ha rilevato l'infortunato Misasi. Rimessa laterale per il Sobat mentre l'arbitro Marsella va a parlottare con Andrea Riva. Riva che è stato preso un po' di mira dal signor Marsella. Riva peraltro è l'unico ammonito fin qui dell'incontro. Intervento di Colonna, Benassi con il tacco elegantemente per Francesco Riva che viene toccato irregolarmente da Brunini, punizione in favore del Sobat e
probabilmente l'arbitro ha ammonito un giocatore del Sopata, Alessandro Fiori, non so se sei riuscito a... Non sono riuscito a vederlo, no. A vedere, ammonizione combinata ai danni di un giocatore del Sopata. Cercheremo di essere più precisi nel corso della nostra telecronaca e il nostro Massimo Montiroli in regia ci fa segno che il giocatore ammonito è il numero 4, è il capitano, l'argentino Garnica. Grazie dunque a Massimo Montiroli che, oltre a fornirci delle ottime riprese, ci dà anche manforte nella nostra telecronaca. L'uscita ancora una volta apprezzabile del portiere Silla, che esce ben oltre la propria area di rigore. Poi vediamo Riva, passaggio orizzontale, Carmosini prova ad andar via fra quattro avversari, alla fine perde il pallone ma subentra in azione Nemesio, carica il sinistro, deviato, pallone che assume una traiettoria velenosissima, finisce non di molto al lato del palo di sinistra rispetto naturalmente alla visuale di Silla. E adesso Francesco Riva va a portarsi nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, bandierine che in realtà non ci sono qui all'Atletico 2000, probabilmente sono già in vacanza anche qui. Intanto la battuta di Riva non è un granché, palla allontanata direttamente in fallo laterale, anche noi ce ne siamo accorti presto però, sì, Alessandro, sì. Fiori, della mancanza delle bandierine. Diego, partita senza bandierine del calcio d'angolo è un po' una cosa anomala. Sì, infatti. Intanto c'è anche partito il microfono qui, quindi non ci facciamo mancare nulla. Non rischia così, in questo caso. Ecco, mancava qualcosa, giustamente. Di colorato, effettivamente. Ci sono le bandierine degli assistenti, ma non sono la stessa cosa, non possono essere usate per altri scopi. Calcio di punizione adesso per la Montagnola con Riva dal settore di destra, grappolo di uomini al delimitare dell'area di rigore del Sopata, colpo di testa di Brunini, poi un tiro probabilmente da parte di Cirilli, che ha tentato la sorte, un po' come giocare al Superenalotto, questo tiro di Cirilli da distanza siderale, pallone che è terminato sul fondo. La rimessa di Silla, corpo a corpo tra Colonna e Petrassi, lo ha vinto il numero 19 della Montagnola, che interviene ancora una volta in spaccata. Colonna sicuramente un difensore bravissimo sul piano atletico, ha delle grandi qualità anche di resistenza nella corsa. Alessandro Fiori forse talvolta eccede un po' nei suoi interventi, magari qualche eccesso di foga, ma si tratta di un giocatore di sicuro affidamento. No, un ottimo giocatore, fisicamente perfetto, è un atleta. E vediamo adesso ancora un intervento di Colonna, che sta salendo letteralmente in cattedra adesso di testa, ha spedito il pallone in fallo laterale, 38esimo minuto. Ne mancano due e mezzo, salvo recupero al termine del primo tempo. Il punteggio vede sempre la Montagnola condurre per una rete a zero grazie al gol messo a segno al 19esimo minuto da Benassi. E adesso il Sopata con Garnica. Attenzione a questo lancio lungo per lo scatto da parte di Ranaldi, che mantiene il pallone in gioco, cerca lo spazio per il cross, lo effettua, controllo con il petto da parte di Petrassi, è intervenuto Cirilli a sbrogliare la matassa, ancora un tiro da parte del numero 10 Petrassi e il Sobat dunque fa vedere di essere insomma in grado di rendersi minaccioso. Qui la conclusione senza fortuna da parte del numero 10 Petrassi, ma la Montagnola deve comunque restare attenta in difesa. Qualche volta sembrano commettere degli errori di leggerezza, come in questo caso Colonna aveva rischiato di perdere palla sull'attacco di due avversari. Forse si concedono delle licenze ogni tanto, che sarebbero da evitare, caro
Alessandro Fiori. Nel frattempo c'è un giocatore del Sobat che lamenta un problema fisico, si tratta del numero 6 Brunini, uno dei veterani della squadra del Sobat, e si rende necessario un altro cambio. Probabilmente si tratta di un problema agli adduttori per Brunini, che è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Dunque fuori anche Brunini, terzo cambio, l'ultimo consentito dal regolamento per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Fuori anche Brunini, e si sta preparando ad entrare il capitano storico Biagetti per il Sobat. Dunque Biagetti al posto di Brunini, maglia numero 13 per Marco Biagetti. Anche sfortunato il Sobat, perché ha perso un paio di giocatori per infortunio. Comunque mancano 5 secondi allo scadere del tempo regolamentare, l'arbitro Marsella ha già concesso il recupero. C'è un errore da parte della Montagnola, arma il sinistro Petrassi, il tiro che viene ribattuto, poi vediamo Pettine sull'out di sinistra, Ranaldi ai 20 metri, dentro per il taglio da parte di Guarino. Era una buona idea questa del Sobat, buon per la Montagnola che il pallone sia risultato troppo lungo e dunque irraggiungibile per il numero 19 del Sobat, Archetti. Adesso la Montagnola tiene palla, cerca di congelare il risultato per andare al riposo in vantaggio 1-0, ricordiamo, per effetto della rete messa a segno al 19° minuto da Benassi. Lo scatto di Riva ci sembrava in posizione irregolare, ma il primo assistente ha fatto proseguire poi l'intervento del neo entrato Biagetti. Vediamo subentrare in azione il numero 16, cross, colpo di testa in anticipo da parte di Zulli, che impedisce a Riva di impattare con la fronte. Riva si sarebbe trovato praticamente ad un passo dal gol, perché il portiere Silla non era stato esemplare in questa circostanza, aveva soltanto abbozzato l'uscita. La battuta di Riva, colpo di testa ad allontanare della difesa del Sobat, alla caccia del pallone Nemesio, giunge prima di Petrassi. Nemesio dentro, Carmosini ha perso forse l'attimo per la conclusione, viene portato fuori area dai giocatori del Sobat. Riva da fuori, la parata sicura a mezza altezza del portiere Silla. Adesso dovrebbero mancare davvero pochi secondi al duplice fischio del signor Marsella, superato anche il 42esimo, siamo entrati nel corso del 43esimo minuto, manovra il Sobat, vediamo attaccato alle spalle il numero 10 Petrassi, guadagna un calcio di punizione 5 metri circa prima della linea mediana del campo, e Roberto Centamore, allenatore del Sobat, invita i suoi a recapitare il pallone in area di rigore. Attenzione allo scatto adesso del numero 21, il neo entrato Nale, fermato ancora una volta da Colonna, che è un autentico baluardo per quanto riguarda la retroguardia della Montagnola. Carmosini difende palla, scambia con Nemesio, buono il passaggio di ritorno da parte del numero 11 della Montagnola, ancora Carmosini, si sovrappone Riva che adesso ha spazio, entra in area dal lato corto, cross basso, traversa, traversa di Andrea Riva, cross di Francesco Riva, la battuta di prima intenzione di Andrea Riva appostato al centro dell'area di rigore, si è salvato il Sobat, traversa clamorosa proprio sul finire del primo tempo, si va al riposo sul punteggio di Montagnola 1 Sobat 0, gol di Benassi al 19° minuto, ma traversa clamorosa colpita da Andrea Riva al terzo e ultimo minuto di recupero del primo tempo. Ci fermiamo noi per una pausa, torneremo a collegarci per la ripresa di Montagnola Sobat,
finale della, dell'Europa Elite 2020-2021, ricordiamo il parziale 1-0 per la Montagnola qui al Centro Sportivo Atletico 2000. Linea alla regia.
Eccoci nuovamente collegati dal Centro Sportivo Atletico 2000 in Roma, via di Centocelle. Sta per avere inizio la ripresa di Montagnola Sobat, finale dell'Europa Elite 2020-2021, al termine del primo tempo. 1-0 per la Montagnola, decide il gol di Benassi al minuto numero 19, primo pallone di questa ripresa, giocato dalla Montagnola, che vedete in completo bianco con banda orizzontale sulla maglia rosso-blu. Montagnola che attacca da destra verso sinistra rispetto alla, al nostro punto di osservazione. Adesso Riva non riesce a mantenere il pallone in gioco, dunque rimessa laterale per il Sobat, che adesso perde palla all'altezza della tre quarti, la riconquista Nemesio, pronto ad innescare Riva. E è una situazione pericolosa questa. Riva converge, cerca di servire Carmosini, che stava entrando in area dalla parte opposta. Si è chiusa la retroguardia del Sobat. Adesso un lancio a pescare Ranaldi, vediamo il cross, Colonna per un attimo non gli soffia il pallone, il numero 21 Nale. Ancora un cross all'interno dell'area di rigore e Cirilli riesce a salvare in calcio d'angolo, opponendosi alla battuta di Affinito, che era riuscito ad intervenire nel cuore dell'area di rigore. Primo calcio d'angolo della ripresa in favore del Sobat, pallone allontanato di testa da Colonna, recuperato dall'autore del tiro dalla bandierina, vale a dire Nale. Cerca ancora lo spazio per il cross, lo effettua, pallone basso che viene lavorato adesso da Affinito, fermato da Nemesio con la collaborazione di Carmosini, che adesso prova a servire Benassi. Perde palla la Montagnola, vediamo ancora Affinito, limite dell'area di rigore, Archetti, diagonale difensiva, poi un tiro al volo scoccato dal numero 3 Zulli, con pallone che termina lontanissimo dai pali della porta difesa da Daniele Bastesin, mentre vediamo un aereo sorvolare le nostre teste, Alessandro Fiori, aereo pronto ad atterrare qui all'aeroporto di Ciampino, che naturalmente non è molto distante dal terreno di gioco del Centro Sportivo Atletico 2000. Cirilli, il capitano di lungo corso della Montagnola, lungo lancio, salta in vano Benassi, palla messa a terra da Biagetti, poi manovrata da Di Pasca. E adesso vediamo il Sobat che prova a riaffacciarsi nella metà campo della Montagnola, ma arriva in contropiede, parte il numero 18, che poi con la punta del piede sinistro ha cercato il pallo lontano alla destra del portiere Silla, pallone che è terminato sul fondo e dunque la Montagnola ha sfiorato il raddoppio esattamente al terzo minuto nel corso della ripresa. Ancora Riva, che aveva chiuso la prima frazione con una traversa a dir poco clamorosa, un tiro a botta sicura da non più di 6-7 metri rispetto alla porta di Silla, un tiro che aveva colpito la parte inferiore della traversa. Adesso sbaglia il rinvio il portiere del Sobat, pallone rilanciato alla meno peggio da Di Pasca, direttamente in fallo laterale. 3 minuti e mezzo sul cronometro, dicevamo 1-0 per la Montagnola. Cosa deve fare in questo momento il Sobat per cercare di raggiungere la parità, Alessandro Fiori? Ma sicuramente deve alzare un po' il baricentro della squadra, pressare un po' di più, correre. Queste sono le prime cose quando si è in svantaggio. Chiaramente poi non deve lasciare troppo spazio, come invece sta facendo, alle ripartenze. Non deve prestare il fianco ai contropiede avversari. Abbiamo visto un intervento scomposto qui di Cirilli, che avrebbe potuto sicuramente temporeggiare, invece ha provato l'intervento di testa franando su Nale e regalando di fatto un calcio di punizione al Sobat. Siamo in prossimità del vertice destro dell'area di rigore della
Michele, Montagnola, piace destro quanti, naturalmente Michele, rispetto al ognuno fronte uomo, offensivo Michi, del Sobat. Vediamo anche Roberto Centamore, il tecnico della squadra in completo tutti, nero, dare indicazioni ai suoi, chiede di portarsi in area di rigore anche ai centrali della difesa, pallone che attraversa tutta l'area di porta, non esce Bastesin, palla che termina sul fondo senza che nessuno riesca ad intervenire. Alessandro Fiori qui probabilmente ci si attendeva l'uscita da parte del portiere. Prima gli ho chiesto cosa deve fare, ecco, sfruttare anche questi calci piazzati che sono importantissimi, soprattutto perché non è che hanno creato molte occasioni in tutta la partita, quindi questi sono i momenti importanti, grazie alla traversa presa all'ultimo minuto del primo tempo della Montagnola. E vediamo Riva, proprio l'uomo che ha colpito la traversa sul finire in questo frangente dal terzino sinistro del Sobat, poi Garnica che è uno dei due ammoniti del confronto proprio insieme a Riva, ora recupera bene Pettine per il Sobat e vediamo difendere il pallone Ranaldi dall'attacco di Colonna, poi palla che non giunge sui piedi di Affinito e dunque nuova rimessa laterale in favore della Montagnola. Non piove qui al centro sportivo Atletico 2000, ma Alessandro Fiori sta facendo qualche scherzo di troppo, vero Diego? Con queste bottigliette d'acqua, insomma, arrivavano gocce dall'alto, ma qui non ci sono assolutamente nuvole che minacciano pioggia. La rimessa in gioco di Silla che colpisce leggermente d'esterno, pallone che si impenna, saltano a vuoto Garnica e Ferretti, difende palla e guadagna un calcio di punizione prezioso il numero 19 Guarino, punizione già battuta ma l'arbitro Marseglia dice che bisogna ripetere, bisogna rettificare la posizione del pallone. Garnica ancora per Biagetti, Biagetti cerca il lancio lungo, ha capito tutto Cirilli, si lotta ancora in mezzo al campo, attenzione, scattato in posizione regolare il numero 16 Ranalli che non aggancia, torna sul pallone ma consente il recupero di Archetti, palla spedita in fallo laterale. Quando siamo all'ottavo minuto nel corso della ripresa, il punteggio è di 1-0, il Sobat ci sta provando, Alessandro Fiori, ma lo chiedo anche a Diego, Diego Cesaretti, 7 anni e mezzo, appassionato di telecronache, radiocronache, questa è una tua prima esperienza, come vedi questa partita? La spunterà la Montagnola oppure pensi che il Sobat riuscirà in qualche modo a pareggiare e magari ad imporsi? Credo che la vince la Montagnola perché è più forte. È una squadra che nei singoli probabilmente ha qualcosa in più del Sobat, che però sta gettando nella partita tutte le proprie energie. Attenzione, tiro alto da posizione favorevolissima, ha colpito Zulli mandando il pallone di una spanna oltre la traversa. E dunque Diego, il tuo pronostico per poco no, stava per cioè stava vacillando questo pronostico perché il Sobat ha sfiorato il pareggio. Sì, il Sobat ci sta provando. Bene, 4-2-3-1, giochi dall'ultimo. E però è stata una iniziativa pregevole questa da parte del numero 3 Zulli, che è un difensore, qui si era portato in zona offensiva, ha concluso con il destro mancando di poco il bersaglio. Sostituzione della Montagnola, sta entrando Guidi, giocatore importante nello scacchiere di Cristian Paolo Antoni. Guidi dunque al centro dell'attacco, probabilmente ha visto Paolo Antoni che la sua squadra fatica un po' a tenere palla, magari affiora anche un pizzico di stanchezza. È vero che il secondo tempo è iniziato da meno di 10 minuti, però siamo al 21 luglio, fa caldo e la Montagnola soprattutto ha soltanto due giocatori in panchina, il Sobat ne aveva 5, dunque
e poteva attingere anche a forze fresche il tecnico Roberto Centamure, che però due ne ha persi, appunto, due giocatori li ha persi per infortuni. E Alessandro, cosa può dare Guidi in questo momento alla Montagnola, anche se Guidi alla vigilia della gara era dato in condizioni fisiche non perfette? Alessandro, seguiamo questa iniziativa adesso però del Sobat con il numero 21 Nale. Cross interessante, gol! Pareggio del Sobat. Un gol inaspettato per certi versi, ma il Sobat avevamo detto che stava attaccando, soltanto che sembrava un'azione quasi conclusa questa, perché sul cross di Nale Colonna probabilmente si è scontrato con il portiere Bassesin, è andato a rinviare il pallone di testa proprio sui piedi del numero 10 Petrassi, che dunque al decimo minuto della ripresa, anzi all'undecimo perché avevamo già superato il decimo minuto, raggiunge la parità. La nuova situazione al Centro Sportivo Atletico 2000, 1-1 in questa finale di Europa Elite tra Montagnola e Sobat. Il pareggio di Petrassi, vi confermiamo l'autore del gol. Riva in area di rigore, diagonale che esce alla sinistra di Silla. Ancora una chance per Riva, autore di una buona prova, però sta mancando in fase conclusiva il numero 18 della Montagnola. Ha colpito una traversa nel primo tempo, ha fallito due buone opportunità in questa ripresa e sono due errori pesanti, perché poi il Sobat ha raggiunto il pareggio. Alessandro Fiori, tu stavi sottolineando, però, perché ti ho sentito, stavi sottolineando con Diego che insomma il Sobat era cresciuto dopo l'intervallo. Sì, le parole di Diego sono state un po' così, hanno portato un po' sfortuna alla Montagnola. Comunque no, il discorso è che la Montagnola doveva chiudere forse nel primo tempo la partita e adesso si è riaccesa e nei primi minuti il Sobat ha avuto anche una clamorosa occasione due minuti prima del pareggio. Quindi. Eh sì, effettivamente va detto, va ricordato che il Sobat è stato fermo a lungo in questa stagione per via di tutta la situazione legata al Covid. Sobat che aveva legittimamente scelto di non proseguire la stagione, salvo riprendere la propria attività con l'inizio della Champions Elite. Adesso intanto Carmosini viene fermato e c'è posizione di fuorigioco segnalata a Nale. Stavamo raccontando insomma la stagione del Sobat, che si è interrotta quasi subito dopo le tre partite di campionato che sono state poi invalidate ad ottobre. Sobat che dunque è stato fermo praticamente per sette mesi, e quando è tornato all'attività ha un po' pagato dazio. Sobat che ha perso le prime tre partite nel girone di Champions, le prime due anche con punteggi passivi piuttosto pesanti, 5-1 contro lo Sporting San Cesareo, 6-0 contro la stessa Montagnola, che oggi ritrova, pensate un po', in finale. Ma i primi progressi la squadra del Sobat li aveva evidenziati nella sfida con il Borgorosso, persa solo di misura con il punteggio di 1-0, poi la vittoria ai danni della Lokomotiv Casilina e adesso questa prestazione caparbia, possiamo dire, contro la Montagnola, visto che il punteggio è di 1-1 al 14° minuto della ripresa finale di Europa Elite. E sarebbe sicuramente una sorpresa se il Sobat dovesse trionfare in questa competizione, ma sono le piacevoli sorprese poi del calcio, Alessandro Fiori, perché una squadra che magari riesce ad imporsi
contro pronostico è sempre qualcosa di bello da vedere. Assolutamente, noi ne sappiamo qualcosa col bordo rosso, però adesso la partita si è accesa molto e è diventata anche bella perché si sono un po' così, le marcature sono andate un po' negli schemi. Sono andati a farsi benedire. Esatto, sono andati un po' al campo qui vicino di 100%. Calcio di punizione per la Montagnola, appena dentro la metà campo del Sobat. Ferretti chiama i suoi compagni all'azione offensiva, vediamo l'intervento del numero 10 Petrassi che si rende utile anche in fase difensiva, poi Guarino non si intende con lo stesso Petrassi, allarga sulla destra Colonna, vediamo l'incedere di Archetti, cross direttamente sul portiere, facile la presa del numero 1 del Sobat, Mohamed Silla, protagonista fin qui di un'ottima prova, ha salvato nel primo tempo soprattutto con una pronta uscita su Ferretti, comunque ha tenuto in vita il Sobat nel momento forse più delicato del confronto. Adesso aveva perso un pallone pericoloso, il numero 8 ha finito, Biagetti ha recuperato per il Sobat, ma attacca ancora la Montagnola, 1-2 tra Carmosini e Guidi. Ai 20 metri si interrompe questa azione della Montagnola perché Carmosini è stato steso irregolarmente, secondo il direttore di gara, signor Marseglia. Gioco che è ripreso nel frattempo e tiro sul fondo, ma cerchiamo di capire se il gioco intanto era regolare oppure se... No, credo che il gioco fosse stato interrotto, Alessandro, perché no. Vediamo anche che con ampi gesti l'arbitro Marseglia sta invitando i componenti della panchina della Montagnola ad entrare sul terreno di gioco per prestare le cure del caso a Valerio Carmosini, il numero 7, che è stato colpito duro. C'è anche qualche scintilla, qualche parola di troppo adesso tra i componenti, tra un paio di componenti della panchina della Montagnola e il portiere del Sobat Silla, va a chiarirsi. Ha finito con Montevecchi, il secondo portiere della Montagnola, nulla di grave, naturalmente normali scaramucce. Sì, non abbiamo ben capito forse perché hanno tirato cosa, però infatti riprende il cosa portiere. Sia accaduto, ma forse forse l'arbitro aveva dato l'ok per riprendere il gioco e quindi si è trattato di un'altra occasione sciupata dalla Montagnola. Anche il presidente, Milano Bastesin in campo, si è ripreso Valerio Carmosini, mentre le telecamere di Federazione Calcio Video con il coordinamento di Massimo Montiroli indugiano su Emiliano Bastesin, il presidentissimo della Montagnola, che si riporta ai margini del terreno di gioco dopo aver prestato i soccorsi al proprio giocatore infortunato Valerio Carmosini, grazie anche alla collaborazione della panchina però del Sobat, che ha fornito insomma il necessario per i soccorsi. È un tuttofare, dicevi, Bastesin. Sì. E poi è incomiabile, straordinario per la partecipazione, no, con cui segue la squadra, avercene di presidenti così, no, Alessandro Fiori? Magari, guarda, se fossero tutti come lui, l'organizzazione di questo torneo sarebbe proprio una Pasqua. Semplice, semplicissimo. Cirilli nel frattempo rinvia nella zona mediana Biagetti, in qualche modo con un pizzico di fortuna, però era riuscito insomma in maniera efficace a mettere il pallone a terra. Diego, questo gesto tecnico di Biagetti ti è piaciuto? È stato abbastanza casuale? Occhio. Casuale, diciamo casuale. Abbastanza casuale, poi è stato e adesso la Montagnola recupera palla, vai a chiudere il tuo intervento, però Diego, stavi dicendo?
Muoviamoci! Cecco, muoviti, Cecco! Dai, dai, non dai, è, via! Non è impensierito, insomma, la guardia della, via! Della montagna. Mancano esattamente 20 minuti e 50 secondi allo scadere, ma chiaramente manca ancora un quarto di gara. E adesso Biagetti spedisce il pallone quasi in piccionaia qui dove siamo appostati noi, vero Massimo Montiroli, che sta seguendo anche lui con trepidazione l'evolversi di questa partita. Tu che ne hai viste tante, come diamoci un po' i pronostici qui, Montiroli, dai, vediamo, magari ci giochiamo una pizza, una birra. È una partita in equilibrio questa, che penso che insomma non si risolverà fino all'ultimo, almeno il risultato rimarrà comunque in bilico. Difficilmente una delle due squadre prenderà il largo, perché mi sembra che ci sia un sostanziale equilibrio in campo. Si là per il rinvio adesso. Garnica, affrontato da Nemesio, esce palla al piede Colonna, poi indirizza il pallone in avanti. Pallone che viene rilanciato da Silla, mentre va disperatamente alla ricerca di qualcosa, cercando un pallone Bassesini, qui nella foresta. D'altronde ce n'è di spazio, insomma, per cercare i palloni. Alessandro Fiori, abbiamo una steppa sconfinata alle nostre spalle. Cerchiamo di ingannare il tempo anche con qualche battuta, perché non è una fase particolarmente interessante della partita. Si stanno anche un po' scaldando gli animi, nulla di che, però questo è sintomo di un pizzico di stanchezza, di tensione. Chiaramente le due squadre vogliono finire in bellezza questa stagione, per tanti motivi, perché la Montagnola ha vissuto una stagione travagliata. Era una squadra costruita per lottare al vertice, invece ha dovuto fronteggiare tantissimi problemi, dunque non ha potuto esprimere fino in fondo le proprie qualità. Una Montagnola che, dicevamo, ha anche perso malamente la finale di Coppa MIB contro il Maccabi, dunque vai centrale Ciro, vai centrale Ciro, consolazione sarebbe importante da mettere in bacheca. Il Sobat invece si è fermato quasi subito, come detto, per l'emergenza Covid. Ha ripreso a giocare praticamente da un mese, ma sta proseguendo, sta continuando nel suo percorso di crescita, come testimoniano gli ultimi risultati, le ultime prestazioni, perché anche qui contro la Montagnola, insomma, la squadra di Centamore sta tenendo testa ai più quotati avversari. Guidi ha tentato adesso la soluzione dalla lunga distanza, si era liberato bene di un paio di avversari, poi forse ha preteso un po' troppo, no? Soprattutto c'era il suo compagno di squadra liberissimo sulla sua sinistra, numero 22, che è stato, poteva andare in porta se gli dava la probabilmente porta. Non lo ha visto, non credo che sia stato volutamente ignorato da Guido. Intanto leggera trattenuta di Cirilli, poi palla in area di rigore, Bastesina ancora incerto nell'uscita, Archetti con la punta del piede destro libera in fallo laterale. Simone, vediamo, scaldando Simone, non andare su Ferretti, rimani centrale. C'è qualcosa che non va nella retroguardia della Montagnola. Abbiamo sentito i rimbrotti della panchina, e in particolare di Bassesin e Paolo Antoni, all'indirizzo di Cirilli, vale a dire il capitano, reo di essersi portato forse troppo nella zona esterna del campo, lasciando praticamente solo Colonna a fronteggiare i due attaccanti del Sobat. La rimessa in gioco proprio di Cirilli, pallone che non viene fermato da Guidi, poi Riva vince un
contrasto ha provato a servire Benassi, e Benassi dobbiamo dire che Benassi si è visto poco però in questa partita, ha fatto il gol Benassi, però per il resto è stato spesso fuori dal gioco, è un giocatore da cui ci si aspetta di più perché sa trattare il pallone, ha mezzi notevoli, ma... Deve sempre chiudere l'uomo, non devi più salire, Ferretti. Si è forse un po' estraniato dal gioco. Viaggetti nel frattempo per il Sobat, che sembra sicuramente più ordinato adesso della Montagnola. Montagnola che vive in questa ripresa sulle iniziative sporadiche dei singoli, Riva in particolar modo, ma anche Guidi. Guidi che è entrato al posto di Carmosini, che è infortunato per un colpo subito a una ventina di metri dalla porta avversaria. È finito a terra Biagetti, altro giocatore del Sobat, peraltro è entrato nel corso della gara e si rende necessario un altro cambio. Qui probabilmente emergono anche i problemi di preparazione atletica, no? Il Sobat è stato, abbiamo detto, sì, fermo a lungo e quindi sono in qualche modo da mettere in preventivo questi infortuni, soprattutto muscolari mi sembra, non sono di natura traumatica, probabilmente un problema al bicipite femorale della coscia destra, viene portato fuori a braccio addirittura lo sfortunato giocatore del Sobat. E ora vediamo che Centamore va a dare indicazioni al numero 14 Misasi, che era uscito anch'egli per infortunio ad inizio gara, lui probabilmente per un colpo subito, dunque può stringere i denti in questo finale di partita. Problema al ginocchio per Biagetti, che vediamo disteso sotto la nostra postazione ai margini del terreno di gioco. Guidi lavora un buon pallone, lo cede a Nemesio, in avanti per Benassi, Benassi non controlla, Colonna adesso riporta avanti i suoi, avanza ad ampie falcate e pallone irraggiungibile per Riva, qui poteva far meglio Colonna. Siamo esattamente al 27esimo minuto, ne mancano 13 alla fine, poi naturalmente bisognerà valutare l'entità del recupero, ma il risultato di parità non si schioda. Alessandro Fiori 1-1 tra Montagnola e Sobat per i gol di Benassi nel primo tempo al 19esimo e di Petrassi al decimo della ripresa. Rimessa laterale in favore della Montagnola, Archetti per eseguirla in lungo linea in direzione di Riva. Vediamo ancora il rilancio da parte di Colonna, il colpo di testa che non è un granché da parte del numero 19, si trattava di Guarino, alla fine il pallone giunge in area di rigore, può raccoglierlo tranquillamente il portiere Silla. Alessandro Fiori, vedi un epilogo ai calci di rigore oppure pensi che insomma le due squadre troveranno la forza ancora per cambiare l'inerzia di questa partita? Beh, ci sono i giocatori sia da una parte che dall'altra che possono sempre inventarsi un gol da un momento all'altro, però chiaro, mancano 10 minuti, i rigori si avvicinano. Adesso Colonna va a sradicare il pallone dai piedi di Ranalli e di Ranaldi. Adesso Archetti gioca il pallone su Guidi, anticipato da Di Pasca, che mette il pallone in fallo laterale proprio sotto la tribuna. Rimessa laterale in favore della Montagnola. È calato vistosamente il ritmo rispetto alla prima frazione di gioco, non si può dire che sia una grande partita, chiaramente è una partita di fine stagione, è pur vero che si tratta di una finale, dunque le squadre chiaramente sperano di
di vincere, intanto era scattato in posizione probabilmente di fuorigioconale, gioco che prosegue però perché è riuscita a recuperare il pallone la Montagnola. Adesso Benassi molto distante dalla porta, in posizione piuttosto defilata, cede a Cirilli che si propone in zona offensiva. Cirilli pensa ad un lungo cross, lo effettua effettivamente in direzione di Guidi, spalla alla porta, ecco il tiro, ancora Silla per la parata salva risultato. Benassi ha concluso con il destro, ma possiamo dire che lo avevamo capito anche noi che avrebbe tirato da quella parte, Alessandro. Sì, l'azione non è ancora finita però. Cross di Archetti, intercettato di testa da Di Pasca, si è salvato il Sobat comunque grazie al proprio portiere che ha compiuto almeno un paio di interventi importanti in questa partita. Magari ha lasciato un po' a desiderare nei rinvii con i piedi quando è uscito fuori dell'area di rigore, però è stato sempre molto brillante, attento, pronto, insomma sempre concentrato questo ragazzo del Sobat. Ferretti, due avversari su di lui, rinvia e il pallone alla fine termina in fallo laterale sotto la nostra postazione. Alle viste un cambio nel Sobat, sta per entrare Elton Gini, maglia numero 18, lo vediamo effettuare i consueti esercizi di stretching prima dell'ingresso sul terreno di gioco. Ha rilevato il numero 21 Nale, dunque vediamo adesso Elton Gini in campo al centro dell'attacco nel tentativo di dare maggiore peso offensivo alla squadra del Sobat. Eccolo Gini anticipato da Colonna, Garnica, non c'è intesa con Misasi, poi Ferretti in avanti, anzi era Benassi, Guidi, serie di finte, alla fine chiude Di Pasca, è stato bravo qui il numero 5 del Sobat, Diego Cesaretti, un intervento importante questo del numero 5 del Sobat, che ha messo il pallone in fallo laterale fermando Guidi che altrimenti si sarebbe trovato a tu per tu con il portiere. Sì, ha fatto un bene a mettere in fallo laterale. Non ha rischiato il gol possibile 2-1. E dunque si resta sul punteggio di parità 1-1 al 32esimo della ripresa, con il portiere Silla che ha collocato il pallone all'intersezione delle linee, o meglio al limite della propria area di porta, rimette il pallone in gioco, intervento di Ferretti al volo con l'interno del piede sinistro, mette il pallone in fallo laterale, rimessa proprio sotto lo sguardo di Cristian Paolo Antoni, l'allenatore della Montagnola, con il petto gioca questo pallone Petrassi che è l'autore del punto dell'1-1 per il Sobat. Vediamo ora Zulli per la rimessa in gioco, Zulli che ha avuto una buona opportunità dopo l'intervallo quando il punteggio era ancora di 1-0 per il Sobat, adesso sbaglia il suggerimento, era di 1-0, scusate, per la Montagnola, ci ha corretto il nostro Diego, ci ha corretto, effettivamente avevamo detto una cosa errata. E Zulli comunque in apertura di ripresa aveva sfiorato il pareggio con un tiro da appena dentro l'area di rigore che si era perso oltre la traversa della porta difesa da Bassesin, poi Petrassi al decimo ha ripristinato la parità. Proprio Petrassi adesso tra due avversari, allarga per Zulli, il cross interessante, palla che viene raccolta sul versante opposto da Ranaldi, ma arriva, è pronto a ripartire, a cambiare marcia, e adesso cambia anche gioco pescando Benassi, ottimo controllo del numero 22 che punta il diretto avversario, va sul sinistro, conclusione e il gol tra palo e portiere, ancora Benassi, il 2-1 al 34esimo, serie di finte, ha disorientato il numero 19 Guarino che in ogni caso aveva portato l'avversario sull'esterno, poi la conclusione con il sinistro sul primo palo, e qui forse
ha qualche responsabilità il portiere Silla, battuto sul palo di competenza Alessandro Fiore. Sì, esattamente, no, ha fatto una grandissima azione entrando in aria, ha dribblato il difensore e poi ha tirato sul primo palo. Certo, lì il portiere poteva fare di più, comunque l'avevamo detto, alcuni giocatori possono risolvere questa partita, che comunque non è ancora finita. Diego Cesaretti, maggiore il merito di Benassi in questo gol o vedi anche tu qualche responsabilità da parte del portiere? Però non diamo tutte le colpe a lui, insomma, perché è stato anche bravo l'attaccante avversario. Allora, giustamente ci viene segnalato che l'autore del pareggio del Sobat è stato il numero 8 Affinito e non il numero 10 Petrassi. Dunque probabilmente l'ultimo tocco in occasione dell'1-1 è stato di questo giocatore con la maglia numero 8. Siamo stati corretti addirittura dall'arbitro Marsella. Una nota di merito per l'arbitro Marsella che ha collaborato con noi, dandoci la possibilità di correggere la nostra prima impressione. Alessandro Fiori, siamo in quattro qui in piccionaia, ma nessuno di noi era riuscito a carpire, insomma, questo dettaglio non trascurabile. Sì, non abbiamo monitor di servizio, però insomma ha fatto benissimo l'arbitro Marsella, avendoci sentito nominare Petrassi. Attenzione a questo pallone banalmente perso da Nemesio che poi recupera, ma insiste il Sobat, attenzione, area di rigore, colonna in qualche modo, poi Petrassi, tiro ribattuto, Rinaldi, tiro e Bastesin salva il risultato qui. Qui Bastesin ha salvato il risultato, tiro anche deviato, quello di Rinaldi, ma attenzione perché la panchina del Sobat chiede il VAR. Ecco il ricorso al VAR da parte del Sobat, perché effettivamente l'intervento di Colonna ha lasciato qualche dubbio. Adesso chiaramente bisognerà valutare le immagini televisive. Vediamo l'arbitro Marsella portarsi sotto la nostra postazione, Massimo Montiroli è pronto a mostrare le immagini di questo intervento sospetto in area di rigore. Francamente non sappiamo dirvi se c'è stata irregolarità da parte di Colonna nell'intervento in scivolata. Si è trattato di una situazione borderline, Alessandro Fiori, ma chiaramente può recriminare in questi casi la squadra che si trovava in zona offensiva. Il Sobat era entrato in area di rigore da destra, c'è stato un tentativo di cross, l'intervento da parte di Colonna, resta da capire se Colonna ha colpito prima il pallone oppure si ha effettivamente colpito l'avversario. Staremo a vedere, almeno non ci è sembrato di vedere tocchi con tocchi di mano. Alessandro, credo che le proteste del Sobat si riferiscono ad un presunto contatto tra Colonna e il giocatore esterno destro del Sobat. Quando abbiamo raggiunto il 38esimo minuto, l'arbitro Marsella è dinanzi al monitor di servizio per valutare l'entità di questo presunto contatto in area di rigore della Montagnola. È una fase, un momento sicuramente importante della partita, perché mancano poco più di due minuti allo scadere del tempo regolamentare. Il punteggio è ancora in bilico, vede la Montagnola avanti per due reti ad una grazie alla doppietta di Benassi, intervallata dal gol di Affinito. E ora chiaramente c'è attesa all'interno del rettangolo di gioco per quella che sarà la decisione dell'arbitro Marsella, che fa il suo ritorno in campo, si dirige verso l'area di rigore e fa cenno che non c'è nulla. Dunque
si può riprendere con una semplice rimessa laterale in zona d'attacco per il Sobat quando siamo giunti ormai al 39esimo minuto, ma ci sarà un corposo recupero. Rimessa laterale che Ranaldi esegue e adesso c'è stato un contatto tra Cirilli e Di Pasca. Riva ha il problema di mettere a terra il pallone, lo difende dall'attacco di Guarino, poi apre sulla sinistra per Benassi che non può raggiungere il pallone. Rimessa laterale in favore del Sobat che con le residue energie si riversa nella metà campo avversaria. Il lancio di Silla direttamente dalle parti di Bassesin che esce proprio al limite dell'area di rigore, precede il numero 18 Elton Gini. 39 minuti e mezzo sul cronometro, tra poco l'arbitro Marseglia dovrebbe indicare il tempo di recupero. Colonna nel frattempo, 5 minuti di recupero, 5 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Marseglia a partire da adesso. Vediamo il numero 14 Misasi per il Sobat attraversare il campo orizzontalmente, perdere il pallone che poi dopo un rimbalzo assume una traiettoria abbastanza strana. Vediamo ancora Petrassi per il Sobat, palla persa nuovamente dalla Montagnola che concede una nuova opportunità al Sobat. Gioco che adesso passa dai piedi del numero 21 Nale, fermato dall'intervento deciso ma corretto di Ferretti. Rimessa laterale ancora per il Sobat, scambio tra Zulli e Garnica. Nale, Garnica ai 25 metri, prova il passaggio in profondità, poi un contrasto, Nemesio professa la sua innocenza, è finito a terra un giocatore del Sobat, ma non c'è fallo, probabilmente sullo slancio c'è stato anche il contatto, ma non c'era sembrato naturalmente di scorgere irregolarità. Si è rialzato Zulli, lui il giocatore finito a terra, adesso Braia, rilancio sbagliato, quasi ne veniva fuori un tiro verso la porta di Bastesin. Se n'è andato il primo dei 5 minuti di recupero, sempre 2-1 per la Montagnola in questa finale di Europa Elite 2020-2021. L'uscita di Bastesin aspetta che fa correre un brivido ai propri compagni. Colonna è stato bravo qui a scortare l'uscita del portiere, il cui rinvio spiove nella metà campo del Sobat. Ha il suo da fare Zulli e elegantemente va a liberare, poi spedisce in fallo laterale sull'attacco di Ferretti. Può respirare la Montagnola quando sono trascorsi i primi 100 secondi dei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro Marseglia. Guidi adesso con il corpo, va via, potrebbe concludere l'uscita di Silla che respinge ancora di piede. E attenzione perché ne scaturisce un contropiede incredibile. Vediamo il pallone che Nale ha cercato di recapitare sui piedi di Petrassi. È riuscito in qualche modo Colonna a sporcare questo passaggio consentendo la presa del portiere Bastesin. Alessandro Fiori, assalto finale del Sobat. Vediamo ancora Elton Gini sulla sinistra. Il cross, pallone troppo profondo, non può intervenire Petrassi. Siamo entrati nel terzo dei 5 minuti di recupero, 2-1 per la Montagnola che vede il traguardo ma deve difendere con le unghie e con i denti questo esiguo ma preziosissimo vantaggio. Nel frattempo lascia rimbalzare il pallone pericolosamente il numero 19 Guarino, poi un pallone che viene rincorso da Guidi che nonostante l'impegno profuso non riesce a mantenere la palla in campo. Rimessa che viene eseguita da Zulli per il Sobat, Garnica adesso per Misasi. Nemesio sottrae il pallone dalla disponibilità del numero 14 avversario, ancora Zulli bene in anticipo, poi Garnica prova a mettere ordine, Gini in qualche modo, Archetti prima
di Archetti di Riva, anzi era arrivato il numero 17 Pettine, adesso il solito Colonna va a sbrogliare questa situazione per la Montagnola. Ancora Colonna, danza sul pallone, resiste all'attacco di un avversario, il passaggio poi intercettato con pallone in fallo laterale, invita alla calma Ferretti per la Montagnola. Siamo esattamente al 44esimo minuto, un minuto poco meno al termine ormai del confronto, ma non si gioca perché il pallone è terminato fuori del campo, adesso è stato riconsegnato ad Archetti, mentre Roberto Centamore, tecnico della Sobat, voleva effettuare un'ultima sostituzione, non se ne è accorto il signor Marseglia, nonostante la chiamata del suo primo assistente. Pallone indirizzato verso Guidi, che con il corpo va a difendere questo pallone preziosissimo. Zulli ancora prima di Benassi. Zulli, uno degli ultimi a mollare per il Sobat, Alessandro Fiore. Assolutamente no, ha fatto una grandissima partita. Misasi adesso in avanti, c'è stato un fallo, c'è stato un fallo e adesso probabilmente è l'ultima occasione. Diego Cesaretti, è l'ultima occasione. Cosa ci riserverà questo calcio di punizione che Garnica si appresta a recapitare in area di rigore? Anche il portiere Sillà all'interno dei 16 metri della Montagnola. Ultimi scampoli di partita. Arbitro, la Montagnola è ad un passo dal traguardo, ma trattengono il fiato i componenti delle due panchine, anche gli spettatori in tribuna. Massimo Montiroli può inquadrarli, anche gli spettatori in tribuna stanno seguendo con trepidazione queste ultime concitate fasi della partita. Calcio di punizione che Garnica si appresta a battere, grande assembramento di uomini al delimitare dell'area di rigore. Assembramento è una parola che non piace in questo periodo, Alessandro Fiori, ma tant'è. In questo momento punizione, ripetiamo, per il Sobat, che è sotto 2-1 quando anche il tempo di recupero è scaduto, ma naturalmente l'arbitro Marseglia farà battere questo calcio di punizione. Poi la Montagnola, se riuscirà a passare indenne questa ultima situazione, se riuscirà a sventare la minaccia, potrà alzare il trofeo dell'Europa Elite. Garnica adesso prende la sua rincorsa, c'è anche Sillà che reclama il pallone, Sillà il portiere del Sobat in area di rigore. La battuta di Garnica, traiettoria che finisce tra le braccia di Bastesin, blocca il pallone il portiere della Montagnola, si appresta al rinvio lungo oltre il cerchio di centrocampo, non accenna a fischiare l'arbitro Marseglia, lo fa in questo momento. La Montagnola vince l'Europa Elite 2020-2021, lo fa battendo per 2-1 un Sobat coriaceo che ha venduto cara la pelle, un Sobat che dopo l'iniziale svantaggio per il gol di Benassi al 19esimo del primo tempo aveva trovato con Affinito il punto dell'1-1, ma ancora Benassi che non si è visto tantissimo in questa partita, Alessandro Fiori, al 34esimo, vale a dire a 6 minuti dal termine, ha trovato lo spunto per decidere questa finale di Europa Elite. Telegrafico commento, Alessandro Fiori, vittoria giusta da parte della Montagnola o il Sobat insomma può recriminare? No, sicuramente è una vittoria meritata per quello che si è visto anche nel primo tempo, e poteva già stare 2-0 tranquillamente al primo tempo Montagnola. Poi nel secondo tempo però c'è stato il ritorno del Sobat, che sono stati bravi a tornare in partita e a crederci, e per poco insomma potevano andare a finire ai rigori, e poi c'è stata una prodezza nel finale, però comunque hanno avuto anche loro le occasioni di pareggiarla questa mattina. Diego Cesaretti, ti è piaciuta questa partita? È stata una buona partita, equilibrata, no? Ecco, possiamo indicare, lo chiedo sia a Diego sia ad Alessandro Fiori, possiamo indicare il migliore in campo? Vi faccio tre nomi: il portiere Sillà del Sobat,
Benassi, naturalmente l'autore dei due gol della Montagnola, e il numero 3 del Sobat Zulli, che secondo me ha fatto una grande partita. Secondo me. Quale scegliete tra questi tre giocatori? Parto da Diego. Zulli, numero 3 del Sobat. Allora, per Diego il migliore in campo è Zulli. Sì, sono d'accordo anch'io con Diego, Zulli. E allora, Zulli migliore in campo per i nostri Alessandro Fiori e Diego Cesaretti. Zulli che chiederemo insomma a Zulli di intervenire ai nostri microfoni. Adesso cercheremo di raggiungerlo. Nel frattempo, via alla premiazione, vi chiediamo un attimo di pausa per la consegna della coppa. Tra poco assisteremo appunto alla premiazione della Montagnola e alle interviste di fine partita. Grazie. Chiuso un attimo.